Sì, è una grande soddisfazione, soprattutto perché il sabato è stato molto difficile. Con una macchina rinnovata, nuove sospensioni, avevo perso tutti i riferimenti, ho passato la notte a rivedere i cameracare, devo dire che è servito. Quest'anno l'organizzazione è stata spettacolare, è andato tutto bene, la salita è stata veramente, veramente ottima, la concorrenza molto molto battagliera, quindi sono molto molto contento, è stata proprio una bella gara. Adesso con queste temperature le vostre macchine dovrebbero rendere anche di più. Sì, quando siamo saliti noi faceva molto caldo, l'asfalto era molto caldo, abbiamo atteso qualche minuto in partenza e questo ha fatto sì che il motore si surriscaldasse. Noi abbiamo una spia che già da Vanese più o meno era accesa e questo indica che il motore inizia a entrare in sofferenza. Però siamo arrivati su senza nessun problema e soprattutto le gomme qui tendono a soffrire con tutti i tornanti, le ripartenze, sono macchine molto pesanti e quindi le gomme vanno gestite soprattutto nella parte bassa perché siano performanti sopra. Ecco, quest'anno la gara è finita in tempi sorprendentemente rapidi e è stata anche anticipata di un mese. Sono due novità che immagino voi piloti abbiate gradito queste. Beh, l'organizzazione è stata ottima, non si poteva pretendere di meglio perché ieri abbiamo fatto due turni di prove finendo ad un orario assolutamente ragionevole. Oggi siamo riusciti a fare la gara prima che il tempo decida di cambiare idea e quindi non ci sono stati problemi perché poi nel 2019 ricordo ad esempio che alcuni sono saliti con l'asciutto, altri con il bagnato, quindi i tempi gioco forza sono falsati dalle condizioni. Qui invece è stato uguale per tutti, è stato sereno per tutti, non sono nemmeno le due, abbiamo già finito, quindi è stata tutto impeccabile, non ci sono stati incidenti di rilievo, mi pare. Quindi, insomma, dobbiamo fare veramente i complimenti all'organizzazione che dopo la Levico Vetriolo qui a Trento Bondone si conferma essere di un altissimo livello.